E lui per la smania d'andare in capo, perché era un scarna suo, scusami, da serale, lo hanno inciappato, l'ho lasciato aperto e lui è andato a vedere, io ero tutti armati, beh, almeno mia mamma si metteva la mandica a lei e poi dopo tanti anni, infine quando è morta, gli è sempre presente quelle cose lì. E dopo mi sono preso tutti. E mia nonna, poverina, quante botte che ha preso. Perché diceva che lei ha aiutato mio papà e doveva fermarlo e ha preso tante di quelle botte che fa paura. Mi raccontava che erano le prime, finì la guerra, le prime battaglie nel mondo operaio, però Viglioli curava più il settore contadino. Il mio papà l'ha conosciuto, anche Don Massolari. Dopo che Don Massolari, al banco di tasso, diceva che finì la guerra, noi dobbiamo combattere il comunismo, non i comunisti, che poveracci nelle grandi cascine. E fa niente a comunisti, amore. E Don Massolari era un'isola bianca, Bozzolo, in mezzo al Mar Rosso. Qual è che è lei che non... La prima sinistra. Quel vestito l'ho tenuto per tutto l'anno, sempre quello. I primi ricordi, a parte le dispute in casa, per cui la politica in casa mia era vissuta molto vivacemente, perché Ecco, questo mi c'erano... sembra un argomento Ecco, perché da c'era mio sottolineare. padre che era un idealista fascista, veramente idealista. E mia madre invece era completamente al tipo di sinistra. Tant'è vero che mia madre, che faceva l'insegnante, lavorava a Pianengo, insegnava a Pianengo, e allora abitavamo a San Bartolomeo dei Morti, non in Crema. Quindi tutti i giorni lei faceva 7 km in bicicletta, con l'acqua, col vento, col sole, con la pioggia, eccetera. Sempre in bicicletta, perché lei non ha mai voluto prendere la tessera di fascista, per cui non le davano il trasferimento. Il mio primo ricordo, quindi siamo nel 24-25, forse l'anno dopo, il 4 novembre, di blusetta nera con la coccardina qui, tutti là in piazza, a Cremosano naturalmente, e dunque per la manifestazione del 4 novembre. E io ho visto la gente che conoscevo del paese arrivare in camicia nera, anche mio padre aveva su una bella, il vestito della festa in sostanza, no? Con le sue medaglie qui e con la camicia nera. Io non l'avevo mai visto combinato così. E alcuni pensa che avevano perfino una berretta che si piegava all'indietro con un cordone e un fiocco che arrivava sulla schiena. Per cui ho detto: se la con la berretta, lei, che la mia la berretta da noce, che metta il nonno. E mi hanno detto: guarda, quello lì è il Fez. E quelli lì che indossavano erano i fascisti. Cosa vogliono i fascisti? Chi sono questi fascisti? Che sono le persone che io vedevo anche in paese, in sostanza. E so, il papà, forse o la mamma, mi ha detto: ma sono quelli che sono contro le violenze dei socialisti e dei migliolini. Se ne sono guardati bene da dire che per combattere le violenze usavano violenze anche loro. Che frequentavo la prima elementare a Farinate. A scuola mi avevano dati dei quaderni e un libro di lettura. Aprendo il libro di lettura c'era
c'erano due pagine, quella a sinistra c'era lo sfondo giallo e c'era il ritratto di un signore che era il re. A destra invece, mi ricordo ancora bene i colori, rosso, con un signore con un casco sulla testa fibbiato qua. Io ho guardato, non sapevo chi erano, né chi era il re, né chi era quello là, e ho detto, è brutto. Lui ha guardato mia mamma e poi mi ha guardato un po' male e mi ha detto, questa cosa non lo devi mai dire che è brutto, altrimenti ci mettono tutti in prigione. Io non ho mai fiatato, è ancora la prima volta, ogni tanto me le ricordo, sa, le volte si va a letto, si ripassa un po' la vita e mi ricordo ancora quel fatto lì. Noi avevamo il quaderno solito e il quaderno di Bella. E sul quaderno di Bella si faceva anche calligrafia. Allora la maestra ci ha fatto scrivere una poesia, una specie di poesia. Si diceva l'avesse scritta Mussolini. Italiani, amate il pane, cuore della casa, profumo della mensa, gioia del focolare. Rispettate il pane, sudore della fronte, orgoglio del lavoro, poema di sacrificio, il più bel dono di Dio. La sua via è proprio bene, però tanto la crisi cioè, mi non apre la scuola, però non parla di te. Si scioglie la nebbia brina, quei furbi inglesi che parlano dalla cantina, tra sciarpe e bottiglie, succhiandolo pastiglie, domandano i topi quando il tempo cambierà. Adesso viene il bello, adesso viene il bello. Isoletta di pescatore, al più ritornerai, adesso vieni bene, la tua fine si è andata, ma va a parlare a scuola, perché tante robe se la ricordo bene. Poi quando uscivamo dalla scuola, tutti in fila, prima, seconda, loro non eravamo tanti come adesso, salute al re. Salute al Duce, e tutti alzavamo la mano, no, a noi. C'era Carlino, e diceva, a noi, ma la merda di poi. Carlino, domani la mamma a scuola. Igiene e culo della persona, pensi? Okay. La materia era igiene e culo della persona. Era unita, diciamo, a un'altra materia, ecco, era unita. Però c'era igiene e cura della persona. C'era un'ora alla settimana per la calligrafia. Il professore di disegno faceva anche disegno e calligrafia. A far imparare a scrivere in un modo corsivo, stampatello, col pennino apposta, pennino Bischer, si chiamava, con la china, invece di scrivere con l'inchiostro, normale, si scriveva con la china. Le cose che mi viene per il momento da scrivere, sta là, giusta. Che mi sono reso conto che dopo nella vita ho cominciato, è stato in terza elementare, che la maestra dovevamo fare il tema, Mussolini ha sempre ragione. Non mi è piaciuto, perché si pensava che Farinacci andasse a visitare le scuole e le maestre faceva vedere. Però la maestra, quando te l'ha spiegato, sembrava che Mussolini sempre ragione. Il giorno dopo mio padre è arrivato, allora la maestra diceva, Antonio, cosa ha scritto qui sito? Che è così bravo a scuola, perché ci sono gli errori. Non ci sono gli errori, è il concetto. Tutti quei però che lei ha messo, non posso far vedere a Farinacci questo tema, non posso. Fatto lì mio papà, tutto un po' mortificato, però è stato lui, non ha detto niente. Antonio, mi spiace, ma io questo tema lo devo strappare. Io vedere mio papà con le lacrime agli occhi, e non parlava,
Io da ragazzino ho visto che c'era qualcosa che non quadrava. Però mio papà mi ha detto, lasciamo perdere, stiamo attenti, saluta la maestra, sei venuto via. Perché lei è stata anche costretta, perché le maestre, qualcuna era fasciste, però tante erano state fasciste, però il vocabolario parlavano appena di Mussolini. Se lei guarda le mie pagelle, l'italiano, io i temi non lo sapevo fare perché si parlava poco in italiano, si parlava sempre in dialetto. Cioè, i miei temi erano tutte cronache che riguardavano il fascismo, cioè i fatti che succedevano, perché io non riuscivo a capire, mentre invece c'erano di quelli che quando andavo a scuola a Crema, che erano in classe con me, facevano anche il corso di mistica fascista, ma non sa, e che teneva quei corsi lì, era Bernardi, dato nel Bernardi che era quello della, ma il professore matematico. Poi siamo venuti a abitare a Vaiano. Vaiano frequento la seconda. La seconda, in primo momento, andava tutto bene. Viene il 28 di ottobre, se non sbaglio è la marcia su Roma. 28 ottobre, marcia su Roma. E lì volevano noi bambini con la divisa di piccola italiana. Io la divisa da piccola italiana non ce l'avevo, perché eravamo poveri, poveri, poveri. Tanto è vero che quell'anno lì mio papà aveva l'asiatica, non l'asiatica, la malattia, l'asiatica, che faceva male la schiena, non lavorava e la mutua allora non passava niente. La maestra mi dice, perché a te non hai portato la divisa di piccola italiana? E io ho detto, io non ce l'ho. Lei si vede, su Mimi Lena c'ha a trucchiorina un po', ha saputo che mio papà era antifascista. Mi ha messo nella fila degli asini. Non mi faceva più dire le lezioni, non guardava più i compiti. Noi eravamo isolati. Quella fila là era la fila degli asini, la fila tutte delle figlie degli antifascisti. Lui, mio papà, lavorava dalle ferrovie e era statale. Allora chi era statale si doveva comprare la tessera da fascio. Mio papà la tessera da fascio non l'ha presa. È stato licenziato. Lavorava ancora in ferrovia, ma non era più statale. Lavorava. E lei, la maestra, ce l'ha presa con me. Lei abitava sulla via principale, la via Roma, a Vaiano. Faceva scuola a Vaiano. E alla sera si metteva là così, lei e la zia che la serviva, e guardava un po' chi andava e chi veniva. Eravamo obbligati tutte le volte che si passava a fare il saluto. Chi non la faceva, lei passava le classi a sgridare i bambini. E io la mattina con la cartella a tracolla e la cassettina con dentro il pane e l'uva, il pane, un pezzetto di cioccolato, il pane e un pezzo di formaggio, roba del genere, me ne andavo a Capernianica a piedi, andavo a scuola. Nella prima, seconda e terza, lo stemma sabaudo, il capo dello Stato. In terza o in quarta, forse in quarta, lo stemma sabaudo, il capo dello Stato, più uno scudo con il fascio. In quinta, il fascio. Prima sillabario, seconda e terza libri di lettura erano intitolati Serenità. In quarta, come libro di lettura, abbiamo avuto Il Balilla Vittorio. Già il titolo dice tutto. C'era una canzone che diceva campane che suonate ogni sera, campane come dolce preghiera, ripetete a costoro che la terra dei campi vale più di un tesoro. Ti dico questo perché era stata una canzone premiata in quanto Mussolini, pur
favorendo l'industria, l'incipiente allora industrializzazione, però ci teneva e favoriva, ci teneva insomma alla ruralità della nostra zona. Mi ricordo, diciamo, di questa maestra che prendeva il cuore quando leggeva. Era come se dovesse rappresentare un qualcosa, ecco. Si impersonava nella lettura. E eravamo gli alunni, eravamo tutti a bocca aperta ad ascoltare. E leggeva appunto il cuore di Amicis, tutti questi episodi che alle volte si piangeva anche, perché tanto lo interpretava bene. Il tempo scuola era dalla mattina al pomeriggio, dalle 9 alle 12, intervallo dalle 12 alla 1 e mezza, dalla 1 e mezza alle 3 e mezza, vacanza il giovedì, però si andava anche il sabato naturalmente, sia il mattino sia il pomeriggio. Per la mensa come vi arrangiavate? La mensa dunque, non andava a casa propria, io che andavo per dire a Capernianica facevo capo all'asilo dove le suore gestivano un po' di una specie di mensa, insomma, ecco, e offrivano una scodella di minestra oppure una bella fetta di polenta con formaggi, con panatico, così. Però in genere il companatico lo portavamo noi, ecco, una fetta da salame, una bistecchina, una cotolettina, quelle cose lì, insomma, ecco. Dopo ognuno si prendeva qualcosa da mangiare, una fetta di pane, con detto un pezzetto di taleggio. C'era uno che faceva di Palazzo Pignano, quello lì tutti i giorni mangiava un cacciatore, perché i suoi avevano una trattoria. Tutti i giorni, ostia, e me la cosa, mangiai, se la mamma me gli tutti i figli, a mandare su, gustare il salame da calà, invece da bere. I miei primi ricordi del fascismo sono quelli di una riunione a Crema, ma addirittura planetaria, c'erano tutti i fascisti, perché eravamo fascisti tutti, da quando avevi 6 anni che cominciavi ad andare a scuola, fino vedevamo le figlie, le piccole italiane, le figlie della Lupa, i Balilla nei maschi c'erano, eccetera, fino agli avanguardisti, le giovani italiane, eccetera. E io mi ricordo perfettamente di essere andata lì al mercato coperto in piazza San Domenico, dove c'è il teatro lì. C'era un mare di gente, avevano fatto un palco grandissimo e sopra lì credo che fossimo nel, non so se era, non ricordo se era già iniziata la guerra oppure se era appena prima. Hanno fatto il giuramento al Duce. C'era una voce che diceva giuro di essere fedele all'ideale fascista, insomma adesso non ricordo le parole esatte, e poi tutti in coro dovevamo ripetere lo giuro. Quando c'è stato il momento di dire lo giuro, io ero terrorizzata, perché dicevo e se poi io non posso mantenere questo giuramento, cosa faccio? Ecco, quindi, questo è il mio primo ricordo del fascismo. E poi un altro ricordo è il sabato fascista, perché allora si andava a scuola tutta la settimana tranne il giovedì, si andava anche al sabato, il giovedì si stava a casa e il pomeriggio però era dedicato, a me piaceva quello perché io ero una sportiva, il sabato pomeriggio facevano tutte queste palestra, corse, eccetera, tutte queste cose, e lo chiamavano il sabato fascista. Il sabato era tassativo, mezzogiorno, perché dopo c'era il sabato fascista. Sì. Al pomeriggio magari bisognava andare o qui a Pianengo oppure per fare le esercitazioni, mettersi in divisa. 23 marzo, Fondazione dei Fasci, 21 aprile, Natale di Roma e giornata del lavoro, 2 giugno, prima domenica di giugno, la festa dello statuto, scusa, di mezzo c'era il 24 maggio, dichiarazione di guerra all'Austria.
Erano tutti balilli, piccole italiane, però io non sono mai andata, mai segnata da quelle cose lì. E i miei fratelli che fa l'avanguardista. Sono io a tirare gli sciopi, che fa imparare a fare l'esercizio, però lui si è vecchio e fa la guerra. Ma non ti sei mai stai dentro di fascisti mai. Io sono stato avanguardista dal 33 al 38 e poi nel 35 la prima grande adunata. Sirene a tutto spiano, tutta la gente in piazza, una radio gracchiante. Tu stai parlando di piazza qui a Zappello? Io, piazza qui a Zappello, a Ribalta, in piazza Ribalta, a Crema, in piazza Duomo, in tutte le piazze, ad ascoltare il Duce che diceva Italia proletaria e fascista, Italia di Vittorio Veneto e della rivoluzione, in piedi, l'ora è scoccata e patapim patapum patapam. Vabbè. Che era per l'ingresso in guerra contro l'Etiopia, giusto? 35, la guerra contro l'Etiopia, che poi si è conclusa il 5 maggio con l'entrata di Badoglio in Addis Abeba e la famosa proclamazione dell'impero, del ritorno dell'impero sui colli fatali di Roma, come diceva Mussolini, il 9 maggio sempre del... no, sempre... del 1936. Per forza, al sabato bisogna andare a fare il balilla. E una delle cose che pesava, che mi accorgevo, quando mio papà andava a scuola, mi a pagare 5 lire per la tessera di balilla e una lira per la pagella. Per andare a scuola alle industriali bisognava prendere la tessera del fascismo, avere una tessera del fascismo, 2 lire costava. Pagare 5 lire per pagare. I soldi della tessera mi aveva portato a centese, perché Puorighi era i soldi a pagare le 3 tessere. Per toccare la falla e la sua via. Portate al sabato, che era festa, si andava via a scuola, per te andava a fare la marcia. I primi 3 anni in Lupatti, quarta e quinta Balilla. Dopo Balilla, avanguardisti, poi giovani fascisti. E quanta chi è l'età tu che sa bene, fa la marcia. Però non si pagai, dalla banda l'era un po' da distrae. Che era stai fai la colonia. Qui c'era la colonia. No? La colonia qui a Montodie. L'abbiamo fatta in burattura, mentre a credere che ha fatto un caso da lei. Però non l'hanno rispettato perché l'ha fatta vicino al Serio, sulla proprietà dei salesiani. Non hanno rispettato le regole, i salesiani, che la faccia sbattò. Qualche fine la guerra l'era per partita solo. Tu non sei mai andato in colonia o andavi anche tu in colonia? Da me era fuori, magari era fuori a Ultalfè, si vede che era anche certe bagaglie fuori a Ultalfè, certo. O resterà. Ricordo da mio fratello che cioè, se volete andare alla Seriana fatevi iscrivere. Mio fratello stava dicendo, vai te, che sei sempre un po'... Invece come l'ha visto là, a Piacentini, te sei del fiume da c'è, fiume da Pasqui, mi venne pensando anche da casa. Però la maestra non aveva mai fatto un scherzo, mai. La sia che mi ha detto andare nel partito, mi fa saluto, che era il Duce, che era la...
il re, perché poi l'ho deciso dopo, perché è scappato e via. Però fa la segno della croce, fa. Davamo anche alla colonia, allora la colonia l'aveva fatta al Duci, a Palazzo, prima di entrare a Palazzo, dove c'è il comune adesso, lì c'era la colonia. Però si mangiava, c'era il pane, dava la minestra, ogni tanto un pezzettino di carne. La stura alla retorica la più smaccata e alle manifestazioni oceaniche e folcloristiche. Dunque, circa la retorica fascista. A primavera profumano i giardini, sul mondo, nota, mia Roma, sul mondo batte il cuor di Mussolini. Tu, Duce, sei pastore, costruttore e guerriero. Un'altra diceva, Dio ti manda all'Italia come manda la luce, Duce, Duce, Duce. In voga intanto Adua, sei liberata, tempo 36, 37, 38, Adua sei liberata, sei tornata a noi, Adua sei liberata, risorgono gli eroi e via discorrendo. E poi Faccetta Nera, Bella Bissina, ti porteremo a Roma in camicia nera e sfileremo insieme a te davanti al Duce e davanti al Re. Due parole sulle sfilate oceaniche. Mettiamo 21 aprile, bella giornata. Due o tre bande che al mattino alle 7 svegliavano la città. Magari alle 8 suonavano anche tutte le sirene delle fabbriche di crema, linificio, pastificio, ferriera, e cominciava la sfilata. Le bambine, le piccole italiane, le giovani italiane, le fasciste, le massaie rurali e avanti, passo lì. Ognuno con il gagliardetto, la bandiera, poi i figli della lupa, i balilla, gli avanguardisti, i giovani fascisti, i fascisti, i dopolavoristi, le associazioni d'arma, carabinieri, cavalleria, in ultimo i decorati al valore militare e gli ufficiali con tanto di sciarpa, naturalmente tutti in divisa. Quando si passava lì davanti al palco, attenti a sinistra. Dai vari paesi si convergeva a Crema. Convergeva a Crema, sì, sì, una sfilata che durava due ore. Via Mazzini, Piazza Duomo, via 20 settembre, migliaia di bandiere, ad ogni finestra una bandiera. E poi gli striscioni neri con scritte bianche, gli slogan del fascismo. Credere, obbedire, combattere. Il Duce ha sempre ragione. Si bonificano le paludi pontine. È l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende. La patria si serve facendo la guardia a un bidone di benzina. Tra ogni 20-30 metri c'era uno striscione di questi qui. Si confluiva tutti al campo sportivo. Là sulla tribuna c'erano tutti i gerarconi, naturalmente, che si riempivano la bocca di tutte quelle cose lì, i destini immortali della patria, i colli fatali di Roma, Mussolini che detta leggi di gloria, detta al mondo leggi di gloria, ti immagini che leggi, detta Mussolini, ma panico. E poi si concludeva con, naturalmente, un canto fascista, l'inno a Roma, quello della... Il Carmen seculare di Orazio. Sole che sole. Alme sol nitido surru curru, quem promise cielo se talio te dide. Dunque, sole che sorge libero e fecondo sui colli nostri. Tu non vedrai nessuna cosa al mondo maggior di Roma. E poi, accompagnati dal suono delle fanfare, delle bande musicali, la banda della Ferriera, la banda di Umbriano, la banda di Ofanengo, l'inno fascista. Giovinezza, primavera di bellezza della vita nell'ebbrezza, quella cosa lì. Qui voglio dire che comandavi il segretario politico era un certo Doldi di Crema, che era l'impiegato comunale. Un altro particolare, quando è nato il mio fratello Angelo,
che era dopo la morte. Quindi era il settimo figlio. Allora ai piccoli coltivatori noi pagavamo le tasse in base alle mucche, non so, 100 lire ogni mucca. E la legge aveva, chi aveva 7 figli non si pagava più le tasse comunali. Mio papà, che era il mio angelo, non questo ma l'altro, che è morto, fa la domanda, signor Piero, che lei è segretario comunale. Ma la situazione adesso fa la domanda per Antonio, lui le mie tesserate al partito fascista, perché siamo obbligati. No, lui se fa la tessera, che fa la domanda. Si dirà, no, che fa la mia domanda. Via qua, che dice a mia mamma, Sandrina, al signor Piero, il vuol che te togli la tessera, me sono mio fascista, me con così milioni, Toma Solari, che la gente che era mio fascista, ma me sono mio fascista. Portare mia mamma, che era la regione, ma allora Antonio, se ti fa risparmiare gota, anche se la tessera, pur via dito la tessera diventa fascista. Sandrina, ti ascolta te perché te sei la vedova, se no me la tua faresti mia, che rinuncia poi i soldi. Cos'è che si mangiava quando era piccolina lei? Magari mi dava... mezzo uovo neanche, quando da che mi ricordo. Ma a cena o a pranzo cosa mangiavate? Polenta e minestra con le verze, andando all'orla a cattarsi le verze, qualcosa si mangiava. Se no per i soldi io, mi dicevo il sarac, e picciasse e mangiava. Il sarac è un pesce salato, che lo mettevano sulle braccia e mangiavano. Un po' di spezzatini con dentro rotettino, con dentro tutta roba, un po' da rotatoria, che adesso non si vede neanche più quella roba lì. Ma noi però pane una volta alla settimana si mangiava, metà melgote, metà melgo bianco, il grano turco bianco. Ma mi piaceva, al latte no, io la dai a per ciappare qualche soldo, se no io dato in due a pagare le robe che era. Ma noi non mi mettevano neanche a posto a lavorare perché c'erano i fascisti, non mi potevano neanche fare niente. Quando facevo la fame c'era il fascismo, perché sono nata nel 31, e lì avevo 6 anni. Dopo il comune dava qualcosa a quelli che proprio aveva bisogno, che non aveva il lavoro. Ma siccome che i caporioni che maneggiavano dove doveva andare erano tutti fascisti, noi non abbiamo avuto un centesimo. Davano i pacchi di San Vincenzo, sapeva che mia mamma e mio papà erano bisognosi. Ma davano a chi dicevano loro, chi erano fascisti. Mio papà non era fascista e non prendeva niente. Lì c'era il dottore, c'era il parroco, c'era... non si prendeva niente. C'era la borsa nera allora, eh? C'erano dei pezzi di pane nero schifoso. Non c'era sale, non c'era olio. Parliamone, niente. Noi eravamo in campagna qualche volta, magari il contadino un pollo, ecco una cosa, ma andare a comprare la roba con la tessera. Mio padre, essendo un fascista puro, non comprava le cose alla borsa nera. La borsa nera era fatta da coloro che, con mezzi non legali, vendeva della roba fuori legge praticamente, no?
e volendo, quando si guadagnavano, va bene, volendo si poteva comprare da loro, chi poteva. E allora io mi ricordo che mia madre si arrabattava, si arrangiava. Mio papà era sempre in fabbro, però c'era il costume che pagavano una volta all'anno a San Martino. E dopo c'era chi non poteva, prolungava la faccenda. Abbiamo sempre vissuto da poveri, da poveri, però contenti, eh? Miserie, perché io mi sono adatta a tutto. Dovevamo fare la gratina, tirare giù il grano delle pannocchie. Una volta si faceva con la grata, che di notte si stava fuori. E anche sono andata alla Mandarese. Andavamo fuori con le mucche, andavamo a scuola al mattino, dopo pranzo dovevamo far pascolare, portare il fieno avanti col bastone, a zappare, cioè prendere col rastrello, fare il fieno. A qui si andava a scuola. Quando uno aveva dato la quinta, davano a fare famiglio. Tagliare il formè con la massura, tagliare l'erba con la falce. Tutti i lavori a mano, Non avevamo le macchine. Tutto a mano. Tutte le sere in casa il rosario. Tu sai benissimo che questo era il periodo delle faccende in campagna. Il fieno. Il grano turco da rincalzare, i bachi da seta, come dire, si doveva dare da mangiare a loro, che divoravano piante, foglie di gelso a tutto andare, quindi mattino e sera andava alla cata, alla catina, poi preparare il bosco, cosiddetto bosco, cioè l'apparato dove il baco da seta saliva per imbozzolarsi. E poi la mietitura, non parliamone. Oh, io mi ricordo ancora quando di là facevano la tresca. Sai cos'era la tresca? Mettevano tutti i covoni giù e poi con al siel un legno attaccato all'altro, patapam, 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 battevano il frumento. Probabilmente nei primi anni 30 è venuta la vaporiera, cioè la trebbiatrice. E poi al 31 ci è venuti qua, mezza cascina di là, e qui stava il padrone. Con 10.000 lire sono venuti qua, comprato 4 mucche, un cavallo, e siamo partiti con 90 aperti di terra. In affitto. Un mio parente mi ha aiutato a comprare altri 6. Durante l'anno 2 sono morte di mucche. Il primo anno mio papà non venne qua a pagare l'affitto e non aveva i soldi. Piangevo. Piangeva. E il padrone qua che vedeva la buona volontà, il lavoro che faceva, Antonio, al circo da mangiare i suoi, che mi poteva fare meno del fede. Quanto al podarà, quindi sono ricordi che non ti cancellano. Ricordo che avevo sempre fame. Allora una vicina aveva i figli che lavoravano un po' la terra, le davano un po' di pane. E quando sentiva che dicevo mia mamma, io ho fame, lei mi diceva, ma io non ho più niente. Le dava un panino, c'era la tessera non aria, un panino a testa. Alle 5 avevamo già fame, alle 5 la mattina. Allora andava a prendere il pane alle 4:30, perché mio papà doveva andare a lavorare sulla ferrovia presto, in bicicletta, a Lodi. Allora ci portava il panino, di giorno non c'era più niente, avevamo un po' di farina, si faceva la polenta. Allora quella signora lì andava
a guardare in fondo dal cassetto, alle volte c'era il pane anche con un po' di muffa, tirava via un po' la muffa e si mangiava quello. Stando a un'inchiesta condotta nel 1937 dal Bureau International du Travail, il vitto di una famiglia operaia consisteva in pane e qualcos'altro a colazione, in una minestra abbastanza lunga a mezzogiorno, in pane e polenta la sera, con baccalà, saracche e qualche pezzetto di carne. C'era la bottega lì. E prendevano anche l'uovo, se io non avevo i soldi, mi mandavano sempre me perché io ero la prima, ecco. Santa Lucia portava il cavallino a me e la bambola a mia sorella. E quel cavallino lì, dopo 4 o 5 giorni, lo mettevano via e lo vedevamo ancora all'anno che veniva. I dolci Santa Lucia, almeno a casa mia, non ce n'erano di dolci. Magari c'erano delle castagne, o le castagne secche, o altre castagne. Un pomeriggio si sa, quattro castagne, e dopo mio papà si arrangiava a fare il gatto per i bagagli. Inoltre il gatto da suonare. A me mi dai niente, perché mio nonno mi ha dato una bambola quando sono nascita, perché chiedevo che la fiola lì e da solo la bella bambola, poi me l'ha spaccata nel sasso di giugai, me l'ha spaccata, ma se no era da pesa la bambolina, da pesa e basta. E da mangiare, oh, Madonna, per si incontri, mamma mia, si incontri di stessa. La Santa Lucia ci portava la pera, la mela caca, melo caco, ma si teneva, bisogna tenerli da conto per mangiarli col pane. La stala, perché la stiva lì è mia, ghiamo il fuoco, mi quando andai a scuola, ghiamo il fuoco, si è andato già tutto nel fuoco, perché del freddo che gli è per scaldarsi un po', era mia moglie stiva. Sì, sì, la stalla l'aveva un po' mangiata perché gli è freddo. E se la polenta metti alla messa e via, torna a mangiarla. Le sturielle e basta. Noi cucivamo. Le mamme facevano le calze per gli uomini. E io sono andata un po' a imparare a cucire e mi arrangiavo. Quando ero giovane, quando ho fatto la scuola. Adesso noi facciamo tanto per gli altri, né? Però per noi non abbiamo fatto mai niente. Eppure mia mamma, quando veniva un povero, lei gli dava la branca di farina, sempre poco farina, un po' di farina. Dopo mio papà diceva sempre a mia mamma, quella fa argota, che era ben anziani. E ho detto, sarei mia Rossi se capisco che era Vinciur, Rossi, il Milano, sì. E mia tantegna da chiacchierare, sì, ma in casa nostra e basta. E mio marito sta malato anche bene. Eppure è guarito e poi è morto da paralisi invece, gli era tubercolosi. Picchiavano, manganellate, olio di ricino e tutte queste cose. Boh, ti hanno fermato anche mio padre, che pure era fascista. Cosa avevano scambiato per qualcun altro? Manganelli. Prendevano le persone che sapevano che erano contrarie alla loro idea e li fermavano e li manganellavano e gli facevano bere l'olio di ricino. C'erano gli antifascisti, però zitto e mosca, perché non è che potessero fare grandi cose. Loro avevano tutta la polizia, tutte le loro... Certo. Non si poteva parlare granché, nel senso che si sapeva che l'Ovra aveva i suoi capocci. E poi... che il farinacci lì.
Nel 1938 si costruisce la palestra, lì alle tue, era lì sulla tua scuola, lì alla, dove c'è il liceo scientifico, una cosa maestosa. Ad inaugurarlo Farinacci, dizione esatta, Sua Eccellenza il Ministro senza portafogli, tanto il ghiabella borsa piena, senza portafogli, Onorevole Roberto Farinacci, il quale era tornato dalla guerra di Abissinia, dove aveva lasciato una mano, ma non in guerra, l'aveva lasciata perché nell'andare a pesca con le bombe le maneggiava talmente bene che se ne è fatta scoppiare una in mano, per cui gli hanno dovuto amputare la mano destra e lui faceva il saluto fascista. Beh, oh, lì tutte le autorità, pensa che perfino il vescovo Franco era venuto a ossequiarlo in quella occasione lì. Lì il prato, sai, tutto libero lì davanti, pieno zeppo di gente. Mi ricordo quando è venuto Farinacci a Crema dicendo che lui la tessera non l'aveva, ci domandavamo, ma ora mangiava tutte cose, perché noi mangiavamo poco perché la tessera era poca. Anche allora, nonostante che siamo cresciuti proprio con la culla del fascismo, certe cose erano talmente grosse che anche noi ce le domandavamo, ecco, anche se avevamo 12, 13, 14 anni. Però sto Farinacci lì al fa al ferroviere, a un bel momento è diventato ingegnere, come al fa è diventato ingegnere. Le nasce in guerra, le stai là cindele, in Itacà con la medaglia. Lì a Cremona, con la scusa del regime fascista, il giornale, il regime fascista, si è costruito un palazzo che non finisce più. Non so più adesso se è un prete o una persona, un professore. Ho detto, ma in fin dei conti, anche la Chiesa approva queste cose qui. Sì, il Papa ha detto, insomma, razza è proprio riferito agli animali, poteva dire stirpe, poteva dire, non so, un'altra parola, eccetera. Cioè, da questo, più tardi naturalmente, io ho dedotto che questa gente non aveva capito niente della faccenda delle leggi razziali, di che cosa si volesse fare e si cosa si intendesse per legge razziale. Ma era così una cosa di modo di dire, ecco, che non era proprio esatto, ecco. C'è gente ancora che conosco che dice, però, quando c'era il fascismo, i treni arrivavano in orario, le cose funzionavano di più. Io ho nostalgia dalla mia giovinezza, non di quello che ho passato. Insomma, tante cose, capita adesso, si soffre di più. Ma però, il mondo d'oggi... Abbiamo tutto e abbiamo niente.